Passiamo nei Campi Flegrei, nella parte occidentale dei Campi Flegrei, di questa ampia caldera, e in particolare siamo sul lago d'Averno, uno degli ultimi vulcani formatisi nella parte occidentale della caldera, e questo è uno, forse uno dei più rappresentativi dei crateri che si sono formati nel periodo, negli ultimi 4.000 anni, e proprio vediamo che nel cratere si è formato un lago. E questo vulcano rappresenta, è uno dei 70 vulcani che si sono formati nella caldera dei Campi Flegrei negli ultimi 15.000 anni, cioè dopo il collasso della caldera. Questo vulcano in particolare è uno dei più giovani dell'ultima epoca di attività, fra 5.000 e 4.000 anni, quando sono avvenute 27 eruzioni. Questo è un vulcano di un'eruzione esplosiva, e quasi tutte le eruzioni dei Campi Flegrei sono state esplosive e sono state provocate, generate da interazione tra acqua e magma, e il cratere che si è formato è il risultato anche di un altro fenomeno che è molto frequente, è stato frequente nei Campi Flegrei, quello della migrazione della bocca eruttiva nel tempo. In una caldera, in questa caldera in particolare, si sono aperte bocche eruttive in aree diverse che vanno da Cuma fino a Posillipo, quindi 70 punti diversi di emissione, e all'interno di questi a volte la bocca eruttiva non si localizza in un solo punto ma migra, si sposta nello spazio, e in questo caso si è spostata da sud-ovest verso nord-est. È iniziata a sud-ovest e l'eruzione è finita qua, sotto i nostri piedi, dove c'è stata l'ultima fase di attività. Diciamo, questa caratteristica ha un po' determinato la forma generale. Se guardassimo i Campi Flegrei dall'alto, vedremmo tanti cerchi che sono più o meno distribuiti in tutta quest'area, con vulcani un po' più alti, che sono quelli magari legati a eruzioni di minore energia, oppure vulcani, crateri molto slargati, tipo il cratere di Astroni, che è legato invece a eruzioni di più alta energia, dove le esplosioni sono state di intensità maggiore.